Aldo Mancurti, nuovo responsabile del Fondo Etico. Intanto, di che cosa si tratta e come funzionerà in sintesi? Allora, buongiorno. Il Fondo Etico è, come dice proprio il regolamento, è un fondo di solidarietà. Quindi fondo di solidarietà di adesione volontaristica che servirà appunto per finalità sociali, in primis oggi, come è stato detto anche dagli altri intervenuti al dibattito, finalità sportive, finalità culturali e finalità anche proprio strettamente nel sociale, iniziative sanitarie, cose insomma utili a questi territori. E un 2 per 1000 dei fatturati nei lavori di ricostruzione, questa è la quota che verrà versata? Esattamente. In più, questo è, diciamo, è il minimo, quindi essendo un'adesione volontaria potrebbe anche superare. E poi abbiamo messo anche che ci può essere una quota, la metà dell'1 per 1000, anche per donazioni che possono essere fatte anche da imprese che non lavorano sul territorio o per altre. Ci siamo dovuti attenere a una percentuale molto bassa perché sennò saremmo incorsi in altri tipi di problemi legali. Che ordine di idee, di somme si pensa di poter gestire con questa raccolta? C'è una previsione? No, non c'è nessuna previsione. Oggi ci sono state ad oggi soltanto alcune adesioni volontarie, ma non ne abbiamo fatto una somma degli importi. E beh, questo sarà dalla nostra bravura arrivare alle cifre più alte possibili. Adesso quello che sarà importante è il coinvolgimento intanto di tutte le istituzioni, in primis i sindaci, perché li vorremmo al nostro fianco per sollecitare in qualche modo queste. Se potesse scegliere lei un progetto su cui concentrare la priorità? No, non me ne sono fatto un'idea, le direi ad oggi, vorrei rispondere a una cosa banale, ma vorrei effettivamente approfondirlo questo tema. Anche il tema della comunicazione sarà importante, come si è detto oggi nel convegno? Sicuramente, quello lo è sempre, però torno a ripetere, prima di comunicare bisogna farle le cose, quindi noi speriamo di farle e poi comunicarle anche bene. Ultima domanda, i soldi sono stanziati per competenza, lo ripetiamo sempre ai cittadini, la cassa invece è un problema, quindi soldi in concreto sui conti correnti per i lavori? Lei si riferisce a quelle della ricostruzione, immagino. Guardi, sì, sono messe per competenze con le annualità della legge finanziaria, però col meccanismo che si è cominciato ad adottare, cioè quello dell'anticipazione, è come se, non dico ci fossero tutti, ma comunemente quelli del triennio, cioè quelli specifici della legge finanziaria, sì. Grazie. Di nulla, grazie a voi.